incontro dopo incontro, battaglia dopo battaglia, la determinazione e la voglia di vincere di Evander Holyfield lo hanno fatto diventare un beniamino degli amanti della grande box. Un guerriero unico nel suo genere, dotato di un gioco di gambe magistrale, di un ritmo perfetto, vero maestro dei colpi d'incontro e capace di affondare con le sue leggendarie serie che sembravano non finire mai. Imbattuto per ben 184 incontri da dilettante, Evander vinse il bronzo tra i massimi leggeri nelle Olimpiadi di Los Angeles dell'84. Tutti sanno che avrebbe meritato l'oro, ma subì ingiustamente una squalifica che lo relegò al gradino più basso del podio. Evander non si perse d'animo e pochi mesi dopo debuttò da professionista, il 15 novembre dello stesso anno, combattendo contro Lionel Biarm, nella categoria dei medio massimi. Holyfield si presentò sul ring con un peso di nemmeno 80 kg e in diretta TV diede subito sfoggio della velocità e della aggressività che lo renderanno un grande campione negli anni a venire. Il gioco di gambe non era ancora perfetto, certo, ma il povero Lionel Biarn riuscì a malapena ad arrivare in piedi alla sesta ed ultima ripresa. L'anno seguente, 12 incontri dopo, Evander Holyfield incrociò i guantoni con Dwight Muhammad Quavi. Holyfield era nel frattempo salito di categoria e si trovava quindi a combattere per il titolo WBA dei massimi leggeri. Dwight Muhammad Quavi era un aggressore instancabile, esperto e capace di una difesa elusiva. Holyfield partì all'attacco andando a segno con tre buoni colpi, ma col passare dei round l'esperienza e la malizia di Quavi misero a dura prova il giovane Evander. Pur non essendo mai sul classato, Holyfield fu costretto a soffrire prima di riuscire ad interpretare i movimenti di Quavi. Questo incontro di stili diede vita ad uno dei match più avvincenti della storia dei massimi leggeri, quantomeno tra quelli disputati ancora sulle 15 riprese. Alla fine Evander portò a casa la vittoria e la sua prima cintura di campione. Nei due anni successivi, Evander Holyfield fece man bassa nella categoria dei massimi leggeri, unificando le cinture WBA, IBF e WBC, e si mise duramente al lavoro per mettere su i chili necessari a combattere nella categoria dei massimi, senza dubbio con qualche aiutino. Fu quindi nell'88 che esordì nei pesi massimi, incontrando il 15 luglio James Tillis, detto Quick, ossia lo svelto, perché malgrado la notevole stazza era notoriamente molto veloce. Ma nonostante il suo soprannome, James Tillis non trovò alcuno spazio di esprimersi e, sotto il continuo fuoco di fila di un Holyfield in grande spolvero, finì per ritirarsi al quinto round. Questo ragazzo diventerà campione dei massimi, puoi credermi sulla parola, questo ragazzo diventerà sempre migliore. Ed è così che appena pochi mesi dopo, nella primavera dell'89, Evander Holyfield mette piede al Caesar Palace per la sua prima sfida per il titolo dei massimi, incontrando l'allora campione WBC Michael Doakes, detto Dinamite. Questo incontro ebbe una dinamica interessante fin dalle prime battute, perché entrambi i pugili erano capaci di colpi velocissimi, cosa piuttosto insolita tra i massimi. Doakes e Holyfield diedero vita ad un feroce combattimento, ed entrambi andarono a segno con colpi potenti, che lasciarono segni ben visibili sui loro visi. Doakes prese l'iniziativa nella parte iniziale dell'incontro, ma dal sesto round Holyfield ribaltò la situazione, aprendo un taglio sopra l'occhio sinistro di Doakes che lo avrebbe ostacolato per il resto dell'incontro. L'arbitro interviene per salvare Doakes e decreta il KO tecnico.
Il grande giorno di Evander Holyfield fu il 25 ottobre del 90. Quello fu il giorno per il quale il 28enne Evander si era allenato una vita intera, il giorno del suo incontro con Buster Douglas, che deteneva in quel momento tutte le cinture dei massimi. Buster Douglas aveva infatti sconfitto Mike Tyson solo pochi mesi prima, sorprendendo il mondo della boxe e conquistando i titoli dei massimi unificati dalle mani di Iron Mike. Alla terza ripresa Douglas andò a vuoto con un montante e si scoprì solo per un istante. Holyfield scattò come un cobra e colpì il campione con un diretto al mento. Douglas finì al tappeto e ci rimase ben oltre la fine del conteggio dell'arbitro. Molti pensavano che non ce l'avrei fatta perché non sono così grosso, ma oggi ho dimostrato ai giovani che se lavori sodo e ti alleni duramente puoi avere successo. L'avversario successivo di Holyfield era un pugile speciale. Dopo 10 anni di ritiro dai ring e dopo 24 vittorie consecutive, niente meno che Big George Foreman era sceso dall'Olimpo della box per sfidare il campione in carica. Malgrado i 42 anni di età e l'aspetto tutt'altro che tirato, Big George era un avversario temibile e assieme ad Holyfield diedero vita ad un incontro memorabile, il cui settimo round ci ha regalato alcuni tra i momenti più avvincenti della box degli anni 90. La gran quantità di colpi che Evander riuscì a mettere a segno gli valse alla fine una meritata vittoria ai punti, oltre ai complimenti di Big George. L'incontro successivo per Holyfield era programmato per il luglio del 91 contro Mike Tyson, ma quell'incontro venne prima posticipato per un infortunio di Tyson ed in seguito cancellato per via dell'arresto dell'uomo più cattivo del pianeta. Ed è così che venne concordato un incontro con il nostro Francesco Damiani per il 23 novembre di quell'anno, ma pochi giorni prima del match Damiani si infortunò ad un piede e dovette ritirarsi. Fu così che alla fine salì sul ring Bert Cooper come rimpiazzo, che tutti consideravano un avversario facile per Evander. Ed infatti già nel primo round Holyfield fece buon uso della sua velocità per andare a segno con una serie di combinazioni efficaci e con un gancio sinistro lo mise subito al tappeto una prima volta. Ma fu al terzo round che Cooper sorprese Holyfield ed il pubblico intero, mettendo sotto pressione il campione, colpendolo duramente con un gancio destro alla testa che lo mandò a barcollare contro le corde, in evidente difficoltà. Ma dopo quell'episodio Evander boxò come un indemoniato, dando sfoggio delle sue doti di campione e concludendo il match alla settima ripresa per KO tecnico. I don't know how he can take this beating. Look at these uppercuts. And Mills Lane stops it. He stops it. Un'altra grande notte per Evander Holyfield fu quella del 6 novembre del 93, quando salì per la seconda volta sul ring con Riddick Bowie, tentando la rivincita sulla sconfitta dell'anno precedente. I due diedero un grande spettacolo nei primi 20 minuti del match, dopodiché accadde qualcosa di davvero bizzarro. Al settimo round, infatti, un uomo cercò di atterrare con il suo parapendio a motore dentro il ring. James Miller, questo il nome dell'uomo volante, venne prima pestato a dovere dalla squadra di Bowie, poi finì all'ospedale ed infine in galera. Quando il match poté riprendere, Holyfield si rimise al lavoro, riuscendo ad aggiudicarsi la maggior parte degli ultimi round, grazie alle sue brutali combinazioni. Questo gli valse la vittoria ai punti e la riconquista del titolo, in quella che fu l'unica sconfitta in carriera di Riddick Bowie. Sul ring contro Ray Mercer, Evander Holyfield si presentò per la prima volta con la sua minacciosa crapa pelata, che tutti ricordiamo bene. What an exchange here in round 4. Both men well-
Malgrado una brutta ferita all'occhio destro, Evander fu sempre in controllo del match e mise in mostra le sue squisite abilità, portando a casa la vittoria per decisione unanime. Non molte persone mettono piede sul ring con Mike Tyson con questo sorriso beffardo, ma Holyfield aveva sempre pensato di poterlo battere. Con le sue partenze brucianti, Mike non era certo lì per ballare e l'incontro cominciò subito con una tempesta di pugni. I due si scambiarono colpi devastanti, ma nessuno dei due riusciva davvero a prevalere sull'altro, almeno nei primi round. Mike Tyson unleashing uppercuts to the body, digging to the chin. Le cose cambiarono alla sesta ripresa, quando Evander riuscì a sbilanciare e mettere al tappeto Mike. Dopo quell'episodio, Holyfield fu capace di mantenere un ritmo superiore a quello che Tyson poteva sopportare. Evander Holyfield fu una vera macchina e, partito sfavorito 25-1, mostrò a tutti che quella notte avrebbe potuto sconfiggere non solo Mike Tyson, ma anche King Kong o Godzilla. Show everybody they ain't number one champion, and you know I'm willing to put it all on the line. Pur boxando ancora per molti anni, la sua ultima vera opportunità di combattere per il titolo di campione indiscusso fu nel marzo del 99, quando, a 36 anni suonati, incrociò i guantoni con Lennox Lewis, il leone del ring che era allora il peso massimo numero uno al mondo. Holyfield aveva imparato negli anni ad adattare i suoi movimenti per combattere con avversari molto più grandi di lui, ma Lennox Lewis era tutta un'altra bestia. Evander diede quella notte l'ultima grande performance della sua carriera, riuscendo a tenere testa dignitosamente ad un Lewis decisamente superiore. L'incontro venne decretato un pareggio, ma era chiaro che il vero vincitore era Lennox Lewis, così come venne poi sancito ufficialmente dal successivo match che i due tennero pochi mesi dopo. Evander Holyfield continuò in seguito a combattere fino a quasi 50 anni di età e, tra alti e bassi, divenne l'unico peso massimo della storia a conquistare il titolo ben 4 volte. Ognuno dei 23 campioni che abbia sfidato Evander Holyfield ha avuto con lui una delle sue notti più memorabili sul ring, regalando agli appassionati di box alcuni tra i migliori momenti della nobile arte moderna. Quando faranno un film sulla mia vita o un film sulla vita di un qualunque altro campione, ci sarà sempre la scena nella quale Holyfield ci batte. Lui farà sempre bella figura in tutti i film. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.